Semaforo verde su Marche Emozioni in Moto, la prima guida regionale dedicata al mototurismo e presentata a Tavuglia, la città dei motori per eccellenza. Quella promossa da Confcommercio Pesaro Urbino è l'ennesima dimostrazione di promozione del territorio marchigiano. Una guida che piloterà gli appassionati delle due ruote in 15 itinerari, tra percorsi agevoli, inusuali e curiosi, immersi tra il fascino dei borghi storici, il verde delle colline e l'azzurro della costa. Tre percorsi per ogni provincia pari a 1.352 km complessivi, da poter gustare in sella alla propria moto. E adesso abbiamo rivolto la nostra attenzione a un segmento del turismo che è in forte espansione, che è quello delle attività outdoor legate al mototurismo, quindi degli itinerari, dei viaggi in motocicletta alla scoperta delle bellezze della nostra provincia e della nostra regione. Infatti in questo caso Marche Emozioni in viaggio è una serie di percorsi, di itinerari legati alla regione Marche, non più solo alla provincia di Pesaro Urbino. Sono 15 itinerari, 3 per ogni provincia, ovviamente in una regione che ha molto interesse con il mondo dei motori. E non a caso abbiamo voluto proprio fare la conferenza stampa a Tavuglia, terra dei piloti e dei motori, terra di Valentino Rossi, di Franco Morbidelli, di Luca Marini e tanti altri importanti motociclisti. È un percorso di promozione che abbiamo presentato prima a Milano, adesso a Tavuglia, ma che presenteremo anche nelle prossime settimane. Per ogni tour guidato sono anche raccontati brevemente i particolari di ogni singolo territorio, con le specialità enogastronomiche che li contraddistingue e le principali manifestazioni tipiche. Una promozione dunque a 360 gradi che aiuterà ad attirare ancor di più turisti nelle Marche. E chi viaggia sul territorio regionale per o comunque gira in Italia con la moto, e gente che insomma frequenta alberghi di livello, ristoranti di livello, e quindi siamo felici e onorati di aver fatto questo primo itinerario del mototurismo regionale.